Sono tornata ad Auschwitz dopo 50 anni. Ho rivisto i reticolati, le torrette, quel che resta dei forni crematori e le baracche dove ci raccoglieranno tremanti. Ho risentito nel silenzio assoluto di oggi le voci e le invocazioni di ieri. Non bastano 50 anni per cancellare il ricordo di un crimine così grande. Lo strazio peggiore è stato quello di dover subire l'indifferenza e la vigliaccheria di coloro che ancora adesso negano l'evidenza dello sterminio. Dare voce al silenzio è un dovere. Troppe storie sono rimaste nell'oblio in attesa che qualcuno le raccogliesse. La nostra voce deve servire a non dimenticare, per non accettare più con indifferenza o rassegnazione le sterminate stragi di innocenti che insanguinano ancora i nostri giorni. È un dovere verso i 6 milioni di ebrei passati per il camino, per gli zingari, figli di 1000 patrie e di nessuna, gli omosessuali, i dissidenti e tutti gli altri 1000 fiori violentati, calpestati e immolati al vento dell'assurdo. È un dovere verso tutte quelle stelle dell'universo che il male del mondo spegne ancora oggi, per tutti quei fiori di Bosnia, Ucraina, Croazia, Ruanda, Cecenia, per tutti quei Davide che lottano ogni giorno contro i Golia del mondo in tutte le piazze Tiananmen, le Sarajevo, le Beirut, le Belgrado della Terra, per non dimenticare a quali aberrazioni conducono l'odio e l'intolleranza. Io, Elisa Springer, ho conosciuto il tormento della mente e dell'anima, la solitudine della miseria umana, la negazione del sentimento della pietà, la disperazione della morte, degli affetti più intimi e delle persone più care, la disperazione di essere sola a questo mondo. E ho visto Dio nel fumo di Birkenau che alzava al cielo il dolore del mondo e spargeva sulla terra l'acre odore della sofferenza. Ho visto Dio, percosso e flagellato, sommerso nel fango, inginocchiato a scavare solchi profondi sulla terra, con le mani rivolte verso il cielo che sorreggevano i pesanti mattoni dell'indifferenza. Lui era lì, immenso e sconfitto, davanti alle mie lacrime. Tanti sopravvissuti come me hanno fatto ritorno in quei campi di morte, in quei cimiteri del dolore, ad Auschwitz, Belzec, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Kelno, Mauthausen, Treblinka, Sobibor. Nel vento abbiamo riabbracciato i nostri cari morti. Abbiamo vissuto per non dimenticare quella parte di noi rimasta nei lager con la nostra giovinezza vissuta. Abbiamo vissuto per difendere la memoria di tanti innocenti, nati solo per morire, rimasti per troppi anni solo voci nel vento.